Un ringraziamento particolare al direttore sanitario della ASL di Pescara, dottor Caponetti, e al professor Giustino Parruti. Siamo al 20 di agosto, ma si lavora pratica quasi senza sosta qui all'ospedale di Pescara per prepararsi, dottor Caponetti, all'autunno. Si parla tanto di questo arrivo dell'autunno, di questa possibile ipotetica seconda fase. ASL di Pescara pronta? Pensiamo di essere pronti, nel senso che abbiamo costruito un palazzo dedicato al Covid, quindi siamo attrezzati per un'emergenza anche importante. Siamo attrezzati con le strutture, con le capacità dei nostri clinici, con i DP che per un lungo periodo non erano sufficienti, con le capacità tecniche maturate in questo lungo e difficile periodo. Quindi un'emergenza pensiamo di essere in grado di fronteggiarla. La task force dell'ASL di Pescara sta funzionando, i numeri dicono, e parliamo ovviamente della regione Abruzzo, che rispetto alle altre regioni in questo momento la situazione è sicuramente migliore. C'è questa crescita nazionale di positivi nel nostro paese, ma l'Abruzzo tiene, dottor Caponetti? Per i numeri che conosciamo sì, nel senso che in questi mesi abbiamo capito che era importante lavorare sul territorio, andare a pescare i casi prima che fossero da ricoverare, quindi in questo modo ci siamo comportati. I casi che adesso abbiamo, come è noto, sono casi sostanzialmente di importazione, cioè persone che tornano dall'estero e che in qualche caso sono positivi, per quello li stiamo cercando di individuarli già quando arrivano. In questo momento una nostra equip sta all'aeroporto di Pescara Abruzzo per tamponare le persone e vedere se c'è qualche positivo e quindi individuarli immediatamente, evitare che vadano in giro e diffondano il virus. Prima di ascoltare il professor Parruti le chiedo, dottor Caponetti, l'ospedale Covid a pochi metri da questa nostra postazione, attualmente ci sono 18 persone ricoverate, mi conferma? Certo. Sì, sì, abbiamo dei ricoverati, stiamo lavorando in buone condizioni, come dicevo prima le capacità terapeutiche della nostra organizzazione sono decisamente migliorate, quindi non abbiamo più i casi gravi che abbiamo dovuto affrontare all'inizio dell'epidemia, quindi la struttura è funzionante, nei mesi stiamo ulteriormente migliorando le capacità strutturali e la dotazione di strumentazione, insomma si sta lavorando anche pensando a un futuro che può essere complesso e quindi ci stiamo attrezzando. Professor Parruti, allora vediamo un po' di capire meglio quello che sta accadendo, prego di avvicinarsi al microfono. Tra l'altro notizia di queste ore, professore, questa carenza che ci sarebbe sul territorio nazionale e anche in Abruzzo di vaccini anti-influenzali che dovranno essere utilizzati da qui a qualche settimana, è un problema nazionale ma che riguarda in questo momento l'Abruzzo. Vogliamo spiegare bene che cosa vuol dire carenza di vaccini in questo momento? Allora, da un punto di vista tecnico non vorrei che passasse un'immagine negativa, nel senso che quest'anno la consapevolezza della popolazione che la protezione contro la malattia influenzale può sicuramente essere di rilievo per ridurre l'impatto di una circolazione eventuale del virus Covid è molto alta. Per questa ragione sta aumentando, ed è prevedibile che si mantenga alta, la domanda di copertura vaccinale anche da parte di persone che si collocano al di fuori di quelle fasce protette con indicazione specifica alla vaccinazione antinfluenzale. Per questa ragione, a fronte di un aumento della produzione, perché le aziende sono consapevoli da mesi che ci sarà una maggiore domanda di carattere internazionale alla vaccinazione antinfluenzale, ci potrebbe essere comunque una discrepanza fra l'aumento dell'offerta, probabilmente del 90-100%, e l'aumento della domanda che potrebbe essere del 300-400-500%, quindi potremmo avere delle difficoltà. Però io direi di affrontare questa cosa con molta serenità. L'importante alla fine della vaccinazione è che non avanzi una singola dose di vaccino come è successo negli anni scorsi e che tutti i vaccini siano fatti soprattutto alle persone che ne abbiano bisogno e il prima possibile.
Prima di dare la linea a Alfredo Primante allo studio, faccio a lei la stessa domanda che ho fatto al dottor Caponetti. I numeri dicono che la nostra regione tiene sul fronte dei nuovi positivi. C'era timore, lei stesso ce l'aveva detto qualche settimana fa, sul fatto che con l'arrivo delle vacanze, con l'arrivo di turisti e la partenza di tanti abruzzesi per destinazioni fuori dall'Italia avrebbero potuto portare delle problematiche. In realtà, fortunatamente, insomma, la situazione non è una situazione complicata rispetto anche ad altre regioni, professore, è così? Sì, è così, per fortuna è così e io non perdo mai l'occasione per ringraziare tutto il grande gruppo che sta lavorando. Considerate che nelle ultime due settimane, ma in soprattutto insomma dal 14 di agosto fino ad oggi, negli ultimi sette giorni c'è stata un'attività costante di intercettazione, abbiamo moltiplicato i punti tampone, abbiamo intercettato tutti i voli possibili, insomma devo dire favoriti anche un po' dai volumi di movimento della nostra regione che sono, se vogliamo, moderati, però di fatto possiamo affermare che il tasso di attacco secondario, cioè il numero di casi verosimilmente introdotti dalla circolazione dei casi di importazione, è molto basso, se non addirittura quasi nullo in alcune circostanze come nel focolaio di Tocco, dove per fortuna non c'è stata nessuna disseminazione. E io sono molto contento di questo ultimo fatto, per esempio, perché vuol dire che la popolazione ci sta dando una mano a mantenere molto alta la guardia, cioè noi dobbiamo continuare a difenderci in modo tale che, seppure, lo dico tante volte ma preferisco ripeterlo, seppure qualche portatore sano circoli in mezzo a noi, noi riusciamo a difenderci dalla conseguenza di questa circolazione. L'altra cosa in effetti sta funzionando molto bene perché eravamo arrivati a 23 ricoverati, adesso abbiamo un solo malato di rianimazione che sta andando decisamente meglio, abbiamo dimesso oggi due, forse tre Covid, quindi sono tutti molto migliorati, in particolare questi tre sono pronti per andare a casa e abbiamo anche completato la definizione del percorso di molti dei pazienti in area grigia, cioè ricoverati con quadri polmonari sospetti ma per fortuna non Covid, quindi devo dire sta andando bene. Alfredo, a te la linea per qualche domanda al professor Parruti e poi ovviamente chiameremo in causa anche il dottor Caponetti. Sì, allora professor Parruti, la prima domanda riguarda il dibattito che si è sviluppato anche a livello nazionale sulla carica virale di questa possibile seconda ondata e di quello che si sta vedendo in queste settimane. La mia domanda è se è d'accordo anche lei che insomma, la carica virale pare sia abbastanza alta, nonostante magari non ci siano i numeri in terapia intensiva che c'erano purtroppo a marzo. Assolutamente sì, in questo momento nella maggior parte delle regioni italiane, come peraltro abbiamo documentato nella nostra regione, la circolazione dei virus in microfocolai è legata ad importazione da aree del mondo, i Balcani, la Russia, il Venezuela, quindi il Sud America, l'Africa, che hanno una circolazione di ceppi virali molto, molto intraprendenti, diciamo così, molto vitali. Per questo, come ha detto il dottor Caponetti prima, diciamo il relativamente ridotto impatto di questo virus aggressivo è legato a due fattori. Uno, che la diagnosi è diventata veramente precoce. Per fortuna non abbiamo avuto nessun paziente, tranne uno, quello che appunto sta in rianimazione, in cui c'è stato forse diciamo un certo tempo intercorso fra l'infezione e la diagnosi. Ma per quanto riguarda tutti gli altri casi, la diagnosi è stata precoce. La seconda cosa è che adesso sappiamo, nei casi che mostrano una tendenza alla progressione, come intervenire per ridurre il rischio di questa progressione, e questo si è visto per il fatto che ben quattro dei malati che avevano avuto bisogno, tutti e quattro i malati che avevano bisogno della ventilazione non invasiva, sono tornati alla ventilazione ordinaria pian piano in questo gruppo senza progredire all'intubazione. Quindi chiaramente è evidente che il miglioramento delle conoscenze cliniche favorisce la buona gestione di questi malati. Altra domanda che le faccio, il tema caldo del momento è quello delle scuole, insomma si fa un gran parlare di questo protocollo
che prevede insomma la chiusura, la quarantena della classe in caso di contagi. Ecco, a proposito, che cosa ci può dire anche per spiegare ai genitori come si prendono queste decisioni e sulla base di quali dati scientifici? Questa è una domanda molto difficile, molto complessa. La risposta, secondo me, dovrà essere proprio legata a una valutazione complessiva fatta nelle sedi adeguate di tutta la matassa. Io dico soltanto questo. In questo momento dobbiamo essere sicuri di poche grandi cose. Allora, innanzitutto che dovremo andare a scuola con la mascherina, dico dovremo, perché anch'io dovrò andarci quando farò i corsi come discente o docente. Quindi non ce la faremo ad avere condizioni di sicurezza che ci permettano di togliere la mascherina ai ragazzi. Dovremo fare di tutto per ridurre al massimo il sovraffollamento degli ambienti, ma poi dovremo, e qui stiamo lavorando, insomma è work in progress, quindi non possiamo avere una risposta ancora definitiva, dovremo definire dei percorsi di tranquillità per evitare che si verifichino situazioni di panico o addirittura di ansia nei rapporti interpersonali. Questa è la sfida più grande, cioè se uno dei 20 ragazzi che sta in una classe diventa sintomatico, sarà tutto ben codificato, cioè sapremo dove devono andare a fare il test i ragazzi che sono coinvolti dalla vicinanza con quel caso, dove il caso dovrà andare a fare tutti quanti i suoi accertamenti. Ecco, io se c'è una cosa a cui richiamo è la tranquillità nel ritenere che in questo periodo che ci separa dalla riapertura, ciascun plesso scolastico, ciascuna organizzazione locale troverà la strada per dare la massima serenità allo svolgimento degli accertamenti, sia per chi dovesse risultare infetto o sospetto infetto, sia per chi rimane. Cerchiamo di evitare di montare un animo agitato che poi può portare a un cattivo anno scolastico. Ecco, io questo lo consiglio vivamente. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, io chiamerei di nuovo in postazione il dottor Antonio Caponetti, grazie al professor Parruti. Il dottor Antonio Caponetti, a cui volevo chiedere qualcosa di diverso, proprio in chiusura, perché ovviamente l'emergenza sanitaria c'è, esiste, ci si prepara ad affrontare l'autunno, ma per quanto riguarda la ASL di Pescara possiamo dire che a settembre, tra qualche giorno, dovrebbe anche, passato il periodo delle feste, delle festività, delle ferie, tornare alla normalità per quanto riguarda, diciamo, la gestione ordinaria, che ovviamente è un po' venuta meno negli ultimi 6 mesi. Beh, noi già da mesi abbiamo riportato le attività ordinarie in essere. È chiaro che è difficile ritornare alla situazione pre-Covid, perché dobbiamo stare attenti a tante condizioni lavorative e di sicurezza dei pazienti di cui prima non dovevamo tenere conto, quindi è tutto molto più difficile, ma già da un paio di mesi abbiamo riaperto le varie attività. E questo ovviamente abbiamo liste d'attesa che si sono accumulate nei mesi di Covid, e piano piano dovremo cercare di recuperarle. Abbiamo difficoltà nel trovare proprio i medici, siamo in una fase complessa in questo momento nel paese, per cui mancano medici soprattutto di alcune specialità. Abbiamo difficoltà in particolare su anestesisti o medici dell'igiene pubblica, che poi sarebbero tanto utili proprio perché dobbiamo pensare alle vaccinazioni antinfluenzali, alle vaccinazioni ordinarie, Covid, eccetera, eccetera. Quindi è un momento complesso per questa AS, per questa regione, per questo paese. Cerchiamo di fare fronte in tutti i modi, ovviamente. Grazie al dottor Antonio Caponetti, direttore sanitario della ASL di Pescara, grazie al professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive. Un ringraziamento anche per l'assistenza tecnica Roberto Pulimanti. Da Pescara è tutto, linea allo studio, a te Alfredo.